Buongiorno, mi chiamo Giovanni Basso, sono un docente di elettronica e referente per orientamento per il corso di laurea in ingegneria elettronica. Sono qui oggi per presentarvi il nostro corso di laurea e per descrivervi come avviene la formazione di un ingegnere elettronico e quali sono i campi nei quali principalmente l'ingegnere elettronico svolge la sua attività. L'elettronica è la scienza che studia l'emissione e il moto degli elettroni. Gli elettroni, come sapete, sono particelle elettricamente cariche e il loro moto ordinato costituisce una corrente elettrica. Le correnti elettriche possono essere impiegate per produrre calore, per produrre luce o per diverse altre applicazioni. L'applicazione dei fenomeni elettrici, che però è di particolare interesse per un ingegnere elettronico, riguarda l'elaborazione dell'informazione. Un ingegnere elettronico è interessato allo studio e alle applicazioni dell'elettronica per l'elaborazione dell'informazione. Studi scientifici rigorosi, sistematici sugli elettroni sono cominciati nella seconda metà del XIX secolo. In quell'epoca si è scoperto che l'elettrone ha natura di particella, che un elettrone trasporta energia, e si è scoperto anche che il moto degli elettroni in un gas può essere deviato mediante l'azione di un campo elettrico o un campo magnetico. Da questi studi nacquero le prime applicazioni dell'elettronica. Tra queste ricordo il tubo a raggi catodici, che diversi anni dopo fu impiegato nei televisori, e i primi tubi a vuoto, che già in epoca contemporanea alla loro scoperta furono impiegati nei primi sistemi di comunicazione radio. Il primo dispositivo elettronico è il diodo a vuoto, inventato da John Fleming agli inizi del XX secolo. Il diodo a vuoto ha l'aspetto di una lampadina. È costituito da un bulbo di vetro nel quale viene fatto il vuoto ed è dotato di due terminali che si chiamano anodo e catodo. La particolarità del diodo consiste nel fatto che è possibile far scorrere corrente attraverso il dispositivo dall'anodo al catodo, ma non nel verso opposto. Quindi potremmo dire che il dispositivo costituisce una specie di percorso a senso unico per le cariche elettriche. Costituisce un esempio di come sia possibile realizzare un dispositivo attraverso il quale in un certo senso si controlla il moto delle cariche elettriche, permettendo appunto il moto di queste cariche in un verso, ma non nel verso opposto. Negli anni successivi furono inventati altri dispositivi analoghi che furono chiamati tubi a vuoto o valvole termoioniche e che trovarono applicazione nelle comunicazioni via radio e nelle prime reti telefoniche. Lo stesso Fleming collaborò con Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, nel periodo in cui Marconi operava in Gran Bretagna. Una svolta nella storia dell'elettronica si ebbe con l'invenzione dei primi dispositivi a stato solido, cioè dispositivi elettronici nei quali il moto degli elettroni avveniva attraverso materiali solidi, a differenza di quello che avveniva nei tubi a vuoto nei quali appunto gli elettroni si muovevano attraverso il vuoto. In questa immagine vedete il primo dispositivo a stato solido, il transistor bipolare, realizzato nel 1947. Questa invenzione fruttò ai suoi inventori il premio Nobel per la fisica. Ma com'è possibile impiegare dispositivi e sistemi elettronici per l'elaborazione dell'informazione? Per rispondere a questa domanda è necessario intendersi sul significato della parola informazione. Noi siamo abituati ad associare alla parola informazione le notizie, ciò che leggiamo sul giornale, ciò che ascoltiamo alla radio, ciò che apprendiamo attraverso un telegiornale. In realtà, in ambito scientifico, il termine informazione ha un significato molto più ampio. Se consultiamo un dizionario, oltre alle consuete definizioni di informazione, potremmo trovare una definizione come questa. Informazione è il contenuto di novità e di imprevedibilità di un messaggio scambiato fra sistemi in relazione. Due sistemi in relazione potrebbero essere due esseri umani che comunicano e quindi si scambiano informazione. Potrebbero essere due calcolatori che attraverso, per esempio, internet si scambiano informazione. Potrebbe essere un essere umano in relazione con uno strumento di misura o ancora con un calcolatore elettronico. Continuando con la definizione di informazione, potremmo leggere che per un osservatore acquisire informazione significa superare un'incertezza o risolvere un'alternativa, cioè sostituire all'ignoto qualcosa che è noto e all'incerto qualcosa che è certo. Allora, alla luce di questa definizione più ampia del concetto di informazione, risulta essere informazione un brano musicale registrato su un supporto, una conversazione telefonica, il tracciato di un elettrocardiogramma,
la misura di una distanza. Quando un medico consulta il tracciato di un elettrocardiogramma, acquisisce informazione sullo stato di salute del paziente. Quando misuriamo la distanza tra due pareti in una stanza, acquisiamo informazione sulla geometria di quella stanza. E ancora informazione una fotografia digitale che ci dà delle informazioni su un soggetto. Sono informazioni le mappe di un navigatore, sono informazioni molto altro. Ha a che fare con l'informazione molto di quello che noi facciamo tutti i giorni. Al punto che si può dire che noi viviamo oggi nella società dell'informazione, molto più di quanto non è successo ai nostri genitori o ai nostri progenitori. E allora, che legame c'è tra l'informazione e i dispositivi elettronici? Che cosa ha a che fare l'informazione e la sua elaborazione con l'elettronica? Il legame tra questi due concetti è dovuto al fatto che oggi l'informazione viene generata, trasmessa a distanza, memorizzata, codificata, cioè trattata, elaborata, mediante segnali elettrici, cioè mediante tensioni elettriche, correnti elettriche, cariche elettriche. E allora sapere manipolare queste grandezze elettriche, operazione che si compie utilizzando dispositivi e sistemi elettronici, permette di acquisire ed elaborare le informazioni che queste grandezze elettriche rappresentano. Elaborare queste informazioni richiede di operare velocemente, in modo affidabile e in modo automatico. Quando io parlo al telefono con un mio interlocutore che si trova magari a grande distanza, mi aspetto che quello che io dico venga sentito pressoché istantaneamente. Ecco un esempio di come il trasferimento dell'informazione richiede di operare velocemente. Allora, per fare tutto questo velocemente, in modo affidabile, in modo automatico, è necessario utilizzare dispositivi che siano veloci e affidabili, mediante i quali si realizzano sistemi che siano a loro volta veloci e affidabili e siano in grado di svolgere operazioni anche molto complesse, riducendo il più possibile l'intervento umano. E allora dove troviamo l'elettronica? Troviamo l'elettronica chiaramente in un personal computer. Troviamo l'elettronica anche in dispositivi di calcolo più piccoli di un personal computer, come per esempio un tablet. Troviamo elettronica nei telefoni cellulari, troviamo elettronica nei sistemi di navigazione. C'è molta elettronica anche nei sistemi di intrattenimento, c'è molta elettronica, c'è sempre più elettronica a bordo dei veicoli, che siano automobili, che siano motoveicoli, che siano veicoli industriali. C'è sempre più elettronica anche in apparati che fino a qualche decennio fa non ne contenevano affatto, come per esempio gli elettrodomestici. E poi troviamo elettronica negli strumenti di misura, negli apparati elettromedicali, nei sistemi antifurto, nelle memorie dati, una chiavetta USB è anch'esso un dispositivo elettronico. Troviamo elettronica nei processori per personal computer e nei telefoni cellulari. A proposito degli strumenti di misura, oggi noi misuriamo il tempo utilizzando degli orologi che sono quasi esclusivamente orologi elettronici. Qualche decennio fa si utilizzavano gli orologi meccanici. Oggi noi misuriamo la temperatura in un ambiente o anche la temperatura corporea utilizzando dei termometri che sono dei termometri elettronici. Fino a qualche decennio fa utilizzavamo i termometri a mercurio. Questi sono due esempi di come l'elettronica ha preso piede in campi che fino a un po' di tempo fa erano appannaggio di altre discipline. Insomma, noi troviamo elettronica oggi in ogni ambito della vita quotidiana. Prendiamo per esempio un telefono cellulare. Se lo smontiamo, troviamo al suo interno un gran numero di apparati che sono apparati elettronici o che funzionano e funzionano meglio grazie all'elettronica. Troviamo un microprocessore che è il cuore del telefono cellulare, o forse dovremmo dire il cervello del telefono cellulare, perché sovrintende al corretto funzionamento di tutte le componenti del telefono cellulare. Troviamo altri circuiti integrati con applicazioni diverse, troviamo dei sensori attraverso i quali il telefono cellulare acquisisce informazioni sull'ambiente circostante e ci consente per esempio di mettere a fuoco un'immagine quando noi usiamo la fotocamera del telefono cellulare, oppure ci permette di acquisire informazioni sulla temperatura dell'ambiente o la luminosità dell'ambiente nel quale il telefono cellulare si trova. Abbiamo un sistema di gestione dell'energia, che è un sistema elettronico basato su circuiti elettronici che ci consentono di sapere, per esempio, quando le batterie del nostro telefono cellulare sono quasi scariche e hanno bisogno di essere ricaricate. Consideriamo il microprocessore di un telefono cellulare. È un dispositivo che ha le dimensioni in pianta di alcuni centimetri e uno spessore ancora inferiore. È un dispositivo complesso, è un circuito complesso che comprende al suo interno alcuni miliardi di transistor. Che ovviamente per essere presenti in numero così grande su un dispositivo così piccolo
devono avere dimensioni estremamente contenute. Ecco, i transistor attuali hanno dimensioni caratteristiche dell'ordine della decina di nanometri, cioè dell'ordine di alcune decine di miliardesimo di metro. E allora, se noi mettiamo a confronto il transistor del 1947 e un dispositivo attuale, vediamo che nei 70-80 anni che dividono questi due dispositivi c'è tutta la storia dell'elettronica fin oggi che è caratterizzata da una enorme riduzione delle dimensioni di questi dispositivi. Questo ci permette oggi di realizzare circuiti estremamente complessi, ma di dimensioni estremamente contenute, ma circuiti che svolgono operazioni estremamente complesse. Queste due fotografie sono curiosamente entrambe fotografie in bianco e nero. La fotografia di sinistra è una fotografia in bianco e nero perché all'epoca in cui è stata scattata non esisteva altro genere di fotografia. La fotografia a destra invece è stata scattata al microscopio elettronico. È una fotografia scattata ancora una volta grazie a un dispositivo elettronico, un sistema elettronico, che ci permette di rendere visibile ciò che a occhio nudo non lo sarebbe. Ma la storia di questi 75 anni è una storia che non si è conclusa. La storia dell'elettronica continua. C'è ancora spazio per l'invenzione di nuovi dispositivi, c'è ancora spazio per l'invenzione di nuove applicazioni di questi dispositivi. L'elettronica di oggi è basata quasi esclusivamente sui circuiti integrati. I circuiti integrati sono circuiti elettronici estremamente complessi. Un esempio di questi è il microprocessore che abbiamo visto prima. Quello che vedete in fotografia è un microcontrollore, un dispositivo per certi versi simile a un microprocessore, che contiene al suo interno diversi milioni, anche alcuni miliardi di dispositivi elementari, i transistor, che vengono realizzati contemporaneamente sulla stessa porzione di materiale semiconduttore che noi chiamiamo il chip. Ecco, una delle attività dell'ingegnere elettronico è la progettazione di questi circuiti integrati. Allora, che cosa fa l'ingegnere elettronico? Che caratteristiche ha l'ingegnere elettronico? L'ingegnere elettronico è colui che progetta l'elettronica, progetta i dispositivi, progetta le applicazioni di questi dispositivi, che sono anche i circuiti integrati. L'ingegnere elettronico ha per questa ragione una profonda conoscenza dell'hardware, cioè dei circuiti elettronici, del loro funzionamento, delle loro applicazioni. L'ingegnere elettronico ha spesso la necessità di interagire con esperti di aree diverse. L'ingegnere elettronico, per questa ragione, deve avere un'ampia preparazione nelle materie di base, che sono la matematica, la fisica e la chimica, e poi in campi utili per lo studio delle applicazioni dell'elettronica, che sono l'elettrotecnica, le telecomunicazioni, l'informatica, l'elettromagnetismo, i controlli industriali, le tecnologie, l'elettronica di potenza e anche altri. Il percorso formativo di ingegnere elettronico comincia con l'ingresso nel corso di laurea in ingegneria elettronica, che è un corso di durata triennale. Alla fine di questa prima fase del percorso formativo è possibile l'ingresso nel mondo del lavoro. Tuttavia, oltre il 95% dei nostri laureati triennali proseguono con la loro formazione in un corso di laurea magistrale. Il corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica ha la durata di 2 anni. Dopo 5 anni di formazione, il laureato magistrale in ingegneria elettronica è un professionista ampiamente pronto per l'ingresso nel mondo del lavoro. Chi lo desidera può continuare la propria formazione in un corso di dottorato di ricerca, che ha un accesso per concorso. Il corso di dottorato di ricerca ha una durata di 3 anni. Quali sono i contenuti del corso di laurea in ingegneria elettronica, quello che chiamiamo corso di primo livello? Come abbiamo detto, sono fondamentali le materie di base, la matematica, a titolo di esempio ci sono esami di analisi matematica, algebra, calcolo numerico, e poi fisica e chimica. Una volta affrontati e superati questi esami, si passa a contenuti più specialistici: economia, teoria dei sistemi, teoria dei segnali, informatica, dispositivi elettronici, teoria dei circuiti, elettronica analogica, elettronica digitale ed applicazioni dell'elettronica in corsi di misure elettroniche, in corsi a scelta. Nel percorso è prevista un'intensa attività di laboratorio ed è previsto anche un esame di lingua inglese. La prova finale è l'esame conclusivo del percorso di primo livello. Da alcuni anni il numero di studenti immatricolati nel corso di laurea in ingegneria elettronica è compreso tra 100 e 140 unità. Si tratta di un numero che consente una buona qualità della didattica. Ma la formazione dell'ingegnere elettronico non avviene solo in aula e non avviene solo a Pisa. Infatti sono attivi dei programmi di scambio, tra questi il programma Erasmus, con università straniere
europee ed extraeuropee che consentono a uno studente immatricolato nel nostro corso di laurea di frequentare un semestre o anche un intero anno accademico in un'altra università, svolgendo lì attività formative. Queste attività consistono nel seguire le lezioni, nel sostenere esami, nel frequentare dei laboratori. Al rientro in Italia, queste attività formative verranno riconosciute e inserite nel percorso di studi dello studente. C'è anche la possibilità di svolgere tirocini in aziende in Italia e all'estero. C'è la possibilità di partecipare a programmi di studi e di ricerca internazionali e multidisciplinari, quali per esempio quelli attivi presso l'Agenzia Spaziale Europea, il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, il Fermilab degli Stati Uniti. In questa presentazione vi ho raccontato come avviene la formazione di un ingegnere elettronico e quali sono i campi nei quali tipicamente un ingegnere elettronico svolge la sua attività. Abbiamo visto che fin dal principio le applicazioni dell'elettronica hanno riguardato i campi più avanzati della tecnologia, le reti telefoniche, le comunicazioni radio agli inizi del XX secolo. Considerate che la rivoluzione costituita da Internet non sarebbe stata possibile senza il supporto dei dispositivi e dei sistemi elettronici. Qualcosa del genere succederà anche nei prossimi decenni, per cui possiamo dire che diventare ingegneri elettronici oggi significa essere protagonisti dello sviluppo tecnologico dei prossimi decenni. La mia presentazione termina qui. Per ulteriori informazioni sul corso di laurea in ingegneria elettronica, potete rivolgervi al presidente o al vicepresidente del corso di laurea in ingegneria elettronica oppure al delegato per l'orientamento. Trovate i loro indirizzi di posta elettronica in questa immagine. Io ho finito a questo punto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona fortuna per la scelta del vostro percorso universitario.